Ben ritrovati cari amici rossoneri, come state? Buona serata, vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi, attivate la campanella e di farvi iscrivere anche i vostri amici, rapidissimo. Il fair play finanziario esiste ancora, il calcio si interroga all'apertura di Sportmediaset, effettivamente qui tutti piangono, però tutti o quasi comprano, spendono, espandono e il fair play finanziario noi abbiamo pagato, siamo stati fuori da una coppa qualche anno fa, e gli altri, ma sembra effettivamente una barzelletta. Apriamo con questo quesito e andiamo subito sul discorso mercato. In attesa domani di capire appunto come sarà che sì, abbiamo fatto appunto il video precedente in cui parliamo anche delle sue lacrime, questa mattina il video su Pobega. Ragazzi, partiamo subito. Intanto ufficiale la nuova maglia di Pietro Pellegrini che va al Torino, dice farò bene al Toro per la nazionale, insomma, classiche frasi ben auguranti all'inizio. Al Milan obiettivamente ha fatto male, gli auguriamo comunque in bocca al lupo. Non è andata come speravamo, anche se qualcuno l'aveva preventivato qui sulla community. Sinceramente, io avevo un ricordo molto bello di Pellegrini al Genoa e pensavo che un ragazzo così giovane potesse mettersi alle spalle gli infortuni. Così non è stato, è andata così, ripeto, in bocca al lupo. Castiglieco. In uscita, sapete anche che nell'ultima partita il Milan l'ha lasciato fuori per scelta tecnica, tradotto, noi vogliamo farti partire, tu regolati di conseguenza. In questo momento c'è un discorso con il Valencia. Il problema è che non andremo a migliorare i conti, nel senso che non sarà una cessione, ma sarà un prestito con diritto alla fine, e quindi la speranza poi, se si troverà l'accordo a tutte e tre le parti, Milan, Valencia e giocatore, la speranza è che lui possa fare bene ed essere riscattato, ma nel frattempo, ecco, non incassiamo i soldi che vorremmo per Castillejo, che al Milan, insomma, obiettivamente è una riserva, potrebbe andare al Valencia. Aggiornamento legato poi al difensore, avete visto una copertina, tra poco parliamo anche di Kulusevski. L'uscita di Castiglieco può favorire l'ingresso di un esterno di destra, adesso ne parliamo. Intanto per Chiav, l'aggiornamento è che al momento, oggi, la situazione è piuttosto ferma. Ieri il Milan ha presentato un'offerta da 6 milioni e mezzo, lo Schalke rifiuta e ne vuole 10. Ballano 3 milioni e mezzo che non sono tanti, però 3 milioni e mezzo su un'offerta da 6 e mezzo sono il 50% di quello che offriamo. E io dico subito che se loro non scendono dalle richieste, e dovrebbero farlo visto che comunque è una situazione finanziaria un po' complicata, ma evidentemente magari hanno anche altre offerte, allora il Milan non chiude. Sapete che il Milan purtroppo, o per fortuna, per me più purtroppo, fissa un prezzo, quello è se mi chiedi anche 1 milione in più non si fa nulla, è stato così per tanti giocatori. La mia sensazione è che, ripeto, o loro scendono rispetto alle richieste attuali di 10, oppure Thiav non si fa. Tra l'altro, lui oggi non prende parte all'amichevole della sua squadra ufficialmente per un problemino fisico. Chiaramente è una mossa per preservare il giocatore, evitare di avere problemi, infortuni in un momento in cui lui potrebbe andare via. Appunto, questo secondo me è anche indice della disponibilità del club di farlo partire, ma vogliono monetizzare un po' di più rispetto a quello che offre il Milan, che era partito da 5 è arrivato a 6 e mezzo. Magari i bonus possono sbloccare qualcosa, lo vedremo. Tra l'altro l'agente è lo stesso di Calhanoglu, l'agenzia di Gordon Stipic. Curioso, curioso, qualcuno di voi oggi mi ha scritto: ma è il caso di fare affari con uno che io dico che poi se guardi quello, io preferirei di no, però se guardi quello poi ti bruci tante possibilità. Se riteniamo che sia un giocatore valido, chi se ne frega di chi è l'agente, ecco. Questa può essere un po' l'idea. Quindi fumata grigia, vediamo se ci sono novità nelle prossime ore, se scendono di richiesta o se il Milan può cambiare obiettivo. Sullo sfondo c'è sempre quell'esteve del Montpellier, giovane, segnalato da Moncada, che ha un occhio di riguardo per i giovani, soprattutto quelli della Ligan. L'idea di andare a prendere un giovane a basso prezzo a me piace. Costruirlo, crescerlo, più che costruirlo perché già a 20 anni sei formato, crescerlo in casa e perché no ritrovarsi uno che può stare benissimo, se non nei titolari, nelle primissime alternative, visto che Romagnoli, secondo me, l'anno prossimo va via, poi ne parleremo. L'uscita di Castiglieco può favorire un'operazione in entrata? In tanti me l'avete chiesto. Sicuramente siamo coperti sulla destra perché c'è Stanimaker e c'è anche Messias.
Su Messias io dico che sta facendo bene, ha fatto anche gol importanti, però la mano sul fuoco, sulla permanenza anche dopo l'estate, sinceramente non ce la metto, perché è un prestito con diritto. Il Milan esercita il diritto su un giocatore che avrà 31 anni? Non lo so, non lo so, o meglio, so che per Elliott questa è un'operazione da non fare, mentre per Maldini e per Massara invece è un'operazione assolutamente da valutare. Quindi, in ottica futura, sicuramente il Milan potrebbe fare in estate un altro esterno destro se Messias non avrà convinto, oppure avrà convinto, ma Elliott ti dirà un 31enne, noi 7-8 milioni lo tiriamo fuori. Dopodiché magari si può dire anche, come è successo col Brescia, noi non te ne diamo 8, te ne diamo 4, prendere o lasciare, che fai? C'è anche questa idea, ma adesso un discorso un po' prematuro. Quindi in estate ci potrebbe essere qualche movimento, a gennaio ci deve essere l'occasione. Nelle ultime ore sono circolati, è circolato un nome, quello di Dejan Kulusevski. Dejan è un nome che mi fa battere il cuore. Ovviamente non è Savicevic, è Kulusevski, che a me aveva molto impressionato al Parma, alla Juve obiettivamente non ha fatto bene. Juve che deve rientrare di spese, mette sul mercato Arthur, altri giocatori, Bentancur, ma anche Kulusevski, che è stato proposto negli scorsi giorni al Milan da Lucic e il suo agente. Ricorderete, l'ultimi giorni di mercato l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti aveva fatto un video proprio su Kulusevski dicendo che c'era questa possibilità, che poi non si è realizzata, alla fine il Milan ha preso Messias. Ora il suo agente lo sta proponendo, l'ha proposto appunto anche al Milan. Milan che intravede in lui un possibile giocatore da mettere sulla destra, giovane, tecnico, forte, tra l'altro con nazionalizzata Ibrahimovic, che la Juve però fa partire per una questione economica, ma anche perché è stato bocciato da Allegri. L'anno scorso l'ha fatto meglio, quest'anno 20 presenze, un gol e 3 assist, 5 presenze, un gol invece in Champions League. Ricordo un Kulusevski fortissimo al Parma nel 19-20 con 36 presenze, 10 gol e 9 assist, davvero numeri molto importanti per un esterno di destra. Fosse quello, direi caspita. Nel frattempo però lui non ha giocato bene le sue carte alla Juventus, prende 2 milioni e 3, un ingaggio che è assolutamente abbordabile, e a bilancio però è stato preso esattamente 2 anni fa, era gennaio, e a bilancio, senza contare i bonus, a 20 milioni di euro, chiedevo prima a Luca Mumblano che segue da vicinissimo la Juventus. 20 milioni significa che la Juve quei soldi li vorrebbe riprendere. Poi quest'estate sarà bilancio a 16-17. Il Milan, non so come possa valutare una proposta di questo tipo, o meglio lo so, il Milan 20 milioni non li dà. Il Milan lo potrebbe prendere soltanto in prestito. In prestito lo potrebbe prendere, ma non in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve in questo momento, a qualche giorno dalla chiusura del mercato, vuole avere la certezza di incassare dei soldi. Quindi non è un tagliare Kulusevski per un discorso numerico, ma per risparmiare dei soldi, incassare dei soldi. Che il Milan tiri fuori 20 milioni per Kulusevski a gennaio lo escludo. Se fosse in prestito con diritto, il Milan lo farebbe, altrimenti se ne riparerà la prossima estate. Se Kulusevski nel frattempo non andrà altrove, a 16-17 milioni a bilancio potrebbe essere uno dei papabili, detto che Favre più o meno per quella cifra si può spostare, e a me intriga un po' di più rispetto a Kulusevski, che in una grande squadra obiettivamente ha fatto fatica. La proposta al suo agente l'ha fatta, l'agente Lucci, vediamo se ci sono delle evoluzioni, se la Juventus alza il telefono e dice al Milan l'ultimissimo giorno di mercato, sapete cosa c'è, che non vogliamo l'obbligo, prendetevelo anche col diritto, il Milan a quel punto è assolutamente favorevole. Altrimenti è un'operazione che non sta da fare a gennaio, però ragionando insieme a voce alta su gennaio mi sembra difficile che la Juve possa darlo a una concorrente con cui si vuole giocare la Champions League. Quindi su gennaio, intanto mi avete chiesto di fare un video, dico sono molto 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 scettico. Per l'estate prezzo più abbordabile, se ne può riparlare. Prestito con obbligo di riscatto in estate, il Milan credo che lo farebbe, anche perché poi a bilancio l'anno dopo sarebbe intorno ai 10 milioni di euro, il Milan 10-12 milioni lo prenderebbe a quelle cifre, con un ingaggio di 2-2-2-3, non eccessivo. Sul Romagnoli ci dedichiamo poi un altro video, vi dico che sto cambiando appunto, o meglio, io ero sempre stato del va via. Poi con l'uscita di Raiola dalla casa Milan un paio di mesi fa, e quello che ci arrivava anche dal Milan era che lui comunque avesse aperto, non sono più convinto, anzi io credo che alla fine il giocatore andrà via. Con qualche dettaglio in più andremo a spiegare in uno dei prossimi video. Pellegrini quindi in bocca al lupo, Castillejo vicino al Valencia, o meno lo vuole il Valencia, Thiav non gioca,
però c'è distanza di 3,5 e per il Milan 3,5 non sono pochi, per come ragiona la nostra dirigenza e la nostra proprietà. Lucic propone Kulusevski in uscita dalla Juve, se non ottengono offerte cash, chissà, magari l'ultimo giorno di mercato, cioè il 31 lunedì, però mi sembra molto 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 difficile, eventualmente per l'estate se ne riparlerà. Iscrivetevi numerosi, fate iscrivere anche i vostri amici, mi raccomando, attivate la campanella, lasciate tanti like e venite a seguirci se vi va anche su Instagram. Vi rimando ai video precedenti, ragazzi. Come dire, un abbraccio, Forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più, sempre insieme con tante novità e sempre con tanto affetto, tanto amore nei confronti del Milan, quello non c'è mai mancato e mai mancherà. Ciao ragazzi.